nostri personaggi invece che ospitiamo ogni mattina qui a Casalice privilegiano l'essere all'avere. Sono ad esempio il professor Antonio Battista, che è docente di botanica all'Università La Sapienza. Sarà un incontro senza dubbio interessante, è arrivato e quindi ho modo di farvelo conoscere subito. Buongiorno professore, buongiorno. Il professor Antonio Battista, grazie di essere grazie con noi. Grazie a lei di avermi invitato. No, è un piacere, si accomodi, ha preparato il tè, spero lo gradisca. L'ho preparata al limone. Come sta sua moglie? Bene. Ecco, perché sua moglie ha avuto il piacere di conoscerla allo Zonta e quindi ho un bellissimo ricordo. Tra l'altro avevamo una carissima amica in comune, la signora Albamonte, e quindi è anche un'occasione per ricordarla insieme grazie, a lei. Grazie, ecco, grazie. Io forse non l'ho presentata in modo adeguato, ho detto botanico dell'Università La Sapienza, però lei è anche ha un'altra carica, professore. Sì, io ho lasciato per la verità da poco l'università, perché per motivi un po' di salute, per la verità, perché ho avuto un piccolo abbassamento della vista e quindi purtroppo ho dovuto lasciare. Certo. E comunque mi dedico ad altre cose, tra queste per esempio il mio incarico all'Accademia di Storia dell'Arte Sanitaria, che si trova presso l'ospedale Santo Spirito qui di Roma. Ecco, che è una carica molto importante, sì. E tra l'altro penso le ha permesso di scrivere e pubblicare prego, questo libro che si intitola Salute e bellezza con le piante, sì, con 23 ricette esclusive ideate da Maurice Messeguet, che tra l'altro appunto è illustrato in modo delizioso e il merito, dobbiamo dirlo, è anche di Maria Coscarella, la mia amica Maria Coscarella. Sì. Senz'altro. Niente, questo è un libro che io ho avuto in gestazione per molti anni, perché ho dovuto fare una certa ricerca per avere diciamo anche delle primizie per quanto riguarda l'azione delle piante, perché non è facile, si parla molto delle azioni di una pianta, molte volte si improvvisano anche cose che in realtà non appartengono, però quindi per poter fare una cosa un po' seria, mi dispiace, io ho dovuto lavorare moltissimo e quindi ritengo che l'aggiunta, grazie tante, sì. E lo zucchero? Un pochino. Lo zucchero un pochino. Sì, e quindi è stato un lavoro di ricerca. Sì, ecco, che cosa si propone con questo libro? Io professore? Questo libro propongo soprattutto una diffusione della conoscenza sulle piante medicinali, perché sono importanti, in quanto anche se le ritengono molte volte superate, in realtà sono utili per una prevenzione perlomeno, e comunque anche per coadiuvare alla medicina ufficiale, questo non c'è dubbio. Ecco, però naturalmente non si può leggere un libro e poi curarsi con le piante, no professore? No, bisogna andare comunque nei centri dove vengono utilizzate queste piante, oppure si può fare una tisana, perché una tisana si può sempre fare. Magari farsela prescrivere da una persona che ha avuto... Sarebbe il massimo il medico. Addirittura il medico, perché il medico sa certe cose. Poi bisogna considerare anche lo stato della persona. Ad esempio, ha un problema di circolazione, non può prendere certe tisane. Lei non lo è, il paziente quindi non lo allora sa. Insomma sempre tener conto, ecco, sotto il controllo. Certo, se prende la camomilla no. Però meno male, anche un altro tipo anche di tè, allora insomma anche il tè non c'è bisogno di farselo prescrivere dal medico, però per le altre cose sì, perché molte volte si incorre in spiacevoli, come dire, incidenti, e allora poi è difficile anche tornare indietro. In quel libro, professore, volendo, ecco, se lei lo tiene così, forse anche a casa possono seguire bene, per ormai vedere la copertina. Lo parla anche del tè, per esempio? Prende in considerazione il tè o no? Piante prende in considerazione? Le piante maggiormente sono quelle antisettiche, cioè contro le infezioni. Ad esempio anche la melissa, la salvia stessa, non so. Ecco, la melissa, per esempio. La menta. Sì, non è tanto conosciuta, vogliamo parlare di melissa. Sì, la melissa è la cosiddetta pianta delle api. Infatti, in greco appunto vuol dire ape, e quindi la pianta delle api perché è visitata dalle api, perché
ha un, come dire, un succo, diciamo, zuccherino, che le api portano poi all'alveare, naturalmente. Certo. Quindi è molto importante. Ci sono poi delle api particolari che hanno una proboscide per poter arrivare lì al punto in cui c'è questo, questo nettare. Ecco, come l'ha diviso, professore, questo libro? Come l'ha pensato? Ma come l'ha strutturato? Per la verità, siccome ritengo che debba andare anche al grande pubblico, ecco, alle signore che vogliono, così anche per curiosità, sapere delle piante, eccetera. Allora ho messo in ordine alfabetico, non ho pensato a dire le piante diuretiche, le piante, non so, che servono per la bellezza della pelle, non so, altre piante che possono servire, non so, come per curare il fegato oppure la circolazione. Ecco. Allora, adesso qua, per presentarlo alle nostre amiche che ci seguono da casa, che ordine seguiamo? Che cosa mi dica lei? Come vuole, perché io... Vogliamo cominciare dalla bellezza? Cominciamo dalla bellezza, perché forse allora, è la cosa che può più, alle quali più tengono le signore, fanno bene, fanno bene. Vorrei soltanto precisare una cosa, che noi non curiamo tanto la parte esteriore, diciamo, del corpo con le piante, anche se ci sono delle molte piante che curano questo. Noi andiamo a curare l'organismo, che è lo specchio. È vero. La pelle è lo specchio di quello che noi soffriamo o non soffriamo. È vero. Per cui io, poi che ho studiato molto embriologia quando ero studente universitario, ricordo sempre quello che diceva il mio professore di embriologia: ricordatevi che la pelle fa parte dello stesso foglietto embrionale che ricopre anche la parte interna degli organi, fegato, lo stomaco, eccetera. Per cui se io ho mal di stomaco, subito mi viene, lo risento sulla pelle, perché è una continuità. Quindi la pelle rivela... Perché sono tre i foglietti. Uno è il sistema nervoso, uno è il sistema scheletrico, e l'altro è il sistema della, diciamo così, degli altri organi, epiteliale, esterno. E quindi se noi vogliamo a un certo punto curare i frungoli dell'acne, metteremo qualche cosa anche fuori la bardana, le foglie di bardana che vanno molto, però bisogna fare anche la tisana per curare l'interno, cioè per curare, fare una cura depurativa, ecco, del sangue. E questo lei, oltre a descrivere la pianta, oltre a queste belle illustrazioni di Maria, ecco, di Maria, che Maria ha cercato, diciamo, non è, sono illustrazioni antiche. Ecco, lei dà dei consigli, quindi. Sì, per io come... per ogni pianta già dico a che cosa servirebbe già da sola. Ecco. Poi ci sono delle ricette in cui, siccome le piante hanno possibilità di avere più impieghi nelle varie ricette, e quindi è chiaro che, non so, per esempio, abbiamo detto della bardana, le foglie servono per fare degli impacchi sulla pelle, ma se dobbiamo fare una tisana dobbiamo fare con la radice. La stessa pianta, fatta con le foglie non è. Non serve a niente. Non serve. Beh, almeno appunto, molto... allora con le foglie facciamo questo, con... Esatto. Perfetto. Ovviamente allora, c'è tante, dipende, perché poi noi queste parti le chiamiamo droghe, da non confondere con le droghe così. La parte che noi usiamo nelle piante la chiamiamo droga, che possono essere i fiori, le foglie, i rami, la corteccia, la radice. Professore, è un discorso estremamente affascinante. Adesso seguiamo insieme il professore Sapori Italiani, perché il professore Antonio Battista sarà con noi tutta la mattina, quindi seguiamo Sapori Italiani e poi continueremo a parlare di salute, bellezza, piante, sempre con il professore Sapori Italiani. No, grazie a lei, professore. Mi interessa moltissimo questa. C'è il professor Antonio Battista, che ha scritto un libro, Salute e bellezza con le piante. E al professor Battista viene spontaneo chiedere come è nata questa passione, come è diventato botanico? Insomma? Ah, certo, io non avrei, avrei voluto diventare qualcosa che ha a che fare con la natura. Però non proprio botanico, anche se ho dei passati, diciamo, da ragazzo seguivo mia nonna che andava nei boschi a raccogliere le piante medicinali. Di dov'è lei, professore? Io sono del Molise. Ah. Molisano, un paese vicino Campobasso. E quindi anche la sua nonna? Anche mia nonna, sì. Mia nonna, tra l'altro, curava con le piante medicinali parecchie persone, comprese una mia sorella che era stata
diciamo, quasi abbandonata dai medici perché gli dicevano che non si poteva fare più nulla. Mia cioè nonna cosa aveva? Aveva delle febbri intermittenti. Ah. Di quel tempo, durante la guerra. Ah, era piccolina? Sì, sì, aveva 6-7 anni. Adesso è in Canada, è sposata, lì col figlio, sta benissimo. E che cosa la nonna... La nonna ha trovato una pianta che allora lì la chiamavano dialetto, con dialetto cametro. Ah. Allora poi quando io mi sono occupato di queste cose sono andato a vedere. Si tratta del camedrio, che è una pianta che ha delle sostanze che sono utili per l'apparato epatico, per il fegato, e quindi con queste, con delle... diciamo tisane tutti i giorni, un po' quello. Quindi, poi ma che cosa aveva poi sua sorella? Non si niente, capito. Le febbre intermittenti erano dovute un po' a questa, diciamo, insufficienza epatica. Ah, e quindi forse è stato anche curato. Disagi, la guerra. Sì, no, c'erano dei disagi. Come no, come no. E quindi mia nonna, come ha curato anche me, che avevo, diciamo, un frungolo particolare, non riusciva a venire in suppurazione. Ah. E invece lei con delle piante particolari, piano piano me l'ha fatto aprire. Certo. E quindi poi si è rifermata. Ma ecco, la passione già c'è da lì. Certo, certo. Poi, lei invece che cosa avrebbe voluto fare? Non so. Ma se avessi voluto dare, forse avrei o il medico o l'ingegnere. Ah. Parzialmente realizzato perché ho un figlio chirurgo. Ah. E poi, diciamo, una figlia ingegnere che fa l'ingegnere, no? No, sono tutti maschi. Un altro è ingegnere informatico, per la verità. E un terzo è uno che si occupa di spettacolo e comunicazione, tra l'altro, quindi questi sono i nostri figli, mia moglie e mio. Per tornare invece al fatto che avrei potuto fare qualche altra cosa qui a Roma, perché io poi sono venuto dal dopoguerra, negli anni 50 sono venuto qui a Roma, dove era già mio padre, e è successo un fatto particolare. Io abitavo in una strada di Roma vicino Piazza Nicosia, si chiama ancora Via di Pallacorda, con mio padre abitavo lì, e quindi seguivo un po', diciamo, certi ragazzi che gravavano intorno a Via di Monte Brianza, dove c'era una chiesa, ci vedevamo lì. Io ero un po' più grande di loro, per la verità, avevo 16 anni, e loro erano un po' più 12-13, e sempre io mi lamentavo, devo trovare un lavoro, devo fare qualche cosa. Un giorno uno di questi miei amici mi dice, guarda che io ho saputo che a Via di Monte Caprino, al Campidoglio, danno il lavoro. Ah. Se ci vuoi andare. Vabbè, ci vado. 16 anni, era giovane. Sì, molto giovane. Avevo da poco finito le medie, ero venuto a Roma. E allora andai, c'era un grande salone, un posto che ho rivisto proprio alcuni giorni fa, ed è lo stesso che io ho lasciato 50 anni fa. Andai, c'era una signora in fondo a questo grande salone, a una scrivania, e mi presentai, signora, buongiorno, dico, io ho saputo che qui danno del lavoro. E dice, sì, ma tu che hai fatto? Così giovane, dico, perché, che devo fare? E dice, noi non diamo il lavoro, noi lavoriamo ai carcerati, a quelli che escono dalle carceri. Ma no. E c'era un'associazione, si chiamava La Crociata della Fraternità, e c'era questa che poi ho saputo era una contessa. E dico, mi dispiace, ma io purtroppo non fa niente, la ringrazio molto. E me ne sono andato. Stavo per uscire dalla porta, squilla il telefono, che allora il telefono era quei neri che stavano appoggiati, così. La signora mi fa, rispondi ragazzo, perché lei è anziana, si muoveva anche un pochino, così in modo... Diciamo. E lei ha risposto al telefono? E risponde al telefono, pronto, sa, vorrei la signora, va bene, allora io col telefono, signora, vogliono lei, ci aspetta, allora riapprende il telefono, pronto, allora io faccio il segno di andarmene, mi inchino, e signora, lei dice, no, fermo. Arrivederci, gli dico, allora lei fa, aspetta un momento, finisce di parlare al telefono e mi dice, tu che fai durante il giorno? E dico, niente, sto così, gioco un po' con i ragazzi, con i miei compagni, eccetera. Perché non vieni qui da noi la mattina, mi aiuta a fare qualche servizio, non so, comprare i francobolli, eccetera. E così ho cominciato a fare qualche cosa. Se vuole fare una pausa, lo dico, il resto lo dico dopo. Come vuole, dica. Posso dire? Sì, dica. Allora, non vorrei annoiare. Basta, adesso stiamo per andare in onda a Prezzemolo. Quella cosa che mi deve dire, quanto dura?
Dura pochissimo. Allora, velocemente? Ecco, velocemente dico subito che sono andato, la mattina facevo delle commissioni, qua là, non mi davano niente, però mi pagavano il cappuccino col cosetto. Allora? E ci stavo fino a mezzogiorno, poi andavo a casa da mio padre, poi pomeriggio andavo con i ragazzi. Da questo cosa è nato? Da questo è nato che è venuto poi il presidente di questa associazione, ed era un erborista. Ah, eccolo! Allora, allora vedete, ecco, grazie professore. Allora, per quanti ci seguono a casa, vedete come sia importante darsi da fare, come sia importante iniziare a lavorare. Adesso ci vediamo in prezzemolo e poi ascolteremo ancora l'affascinante racconto del professor Antonio Battista, botanico dell'Università della Sapienza. Diciamo botanico per caso. Botanico. Per caso. A tra poco. No, invece è interessante, è vero?